Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo appuntamento con il Road to Championship su FIFA 13, ultimo appuntamento del 2012. All'Olimpico sotto la neve c'è il match dei match, il Roma-Milan. Roma-Milan ragazzi, scontro al vertice, entrambe le capoliste si affrontano, si trovano a pagliare a pari punti. E insomma, innanzitutto se stai vedendo questo video significa che non è finito il mondo perché è il 22 dicembre e siamo ancora tutti qui. Lo sapevamo però. Non si sa mai. E quindi affanculo i Maia. Giochiamoci questo Roma-Milan. La Roma che ha la formazione titolare in pieno. Quindi nessun cambio, niente sorprese, niente Dodò, niente Dedè. Giocano i titolari per gli standard. Quindi vado a memoria: Stekelenburg, Balzaretti, Castan, Burdisso, Piris. Sì, Piris, Abate, scusate. De Rossi, Zuniga. Icciola, Jesus Navas, Totti, Osvaldo, destro. Mentre il Milan, se ce la fanno vedere adesso la formazione, questa è la classifica. Intanto vedete, appaiata a 42 punti. C'è dietro la Juve che aspetta come un falco, magari un bel pareggio. Questa appunto è la formazione della Roma. La panchina formata da Lobont, Dodò, Taxis, Lamela, Dedè, Pjanic e Bradley. Ecco, il solito schieramento col 4-1-2-1-2, che è una fede per me. Ecco la formazione del Milan con Amelia, Benatia, no acquisto, Mexes, Bonera, Didac, Didac, boh. De Jong a centrocampo, Nocerino e Montolivo, Emanuele Sandiero le punte che sono Robinho e Pazzini, insomma lo schema è lo stesso, 4-1-2-1-2 anche per il Milan, altra partita sotto la neve che a Roma è una rarità, e vabbè, quindi diamo il via a questa ultima gara dell'anno con il Milan in possesso palla. Ah ecco, intanto prima di cominciare la cronaca volevo dire una cosa a quelli di voi che mi hanno chiesto, ma la Coppa Italia? La Coppa Italia la faccio, solo che non ci sono ancora partite, ho visto il calendario e la prima partita di Coppa Italia c'è il 9 gennaio, quindi è come se la Roma qui saltasse un turno, partisse da un turno dopo, quindi boh, la farò comunque, sì. Tanto già Roma in attacco con Osvaldo, tra l'altro mi complimento con quelli di voi che nelle scorse partite hanno notato che mi ero scordato i nomi sui giocatori, non so come avete fatto a farci caso. Non me ne ero accorto neanche io, però complimenti a chi ha, insomma, avete veramente occhio, devo dire. Chi se ne è accorto? Comunque adesso basta chiacchierare, questo è un match importantissimo. Il Milan davanti con Pazzini in area di rigore, palla fuori per Didac. O Didac, poi lo chiamerò Didac, è comodo. De Jong, Didac, De Jong, Emanuelson, palla fuori per Robinho, zona tiro, Robinho apre per Pazzini, Pazzini, palla bassa, Burdisso allontana. Che cos'è? No, vabbè, io ho dato rigore. No, vabbè. Adesso mi dite che fallo c'è qua. Anche al gioco il Milan sta favorito, però qui il Milan sta già su, devo riportarlo in classifica. Pazzini contro Stekelenburg. Vai pazzo! Spiazza bene Stekelenburg. Gran rigore, peccato che era inesistente. Ne ha ficcate lì dentro all'occhio quelle dita. E quindi all'ottavo minuto Milan in vantaggio ingiustamente. Un furto a mano armata finora. Il rigore chiaramente era inesistente. Destro, risposta da Roma, Totti fermato al limite, c'è cioè De Rossi, pallone per Osvaldo, viene girato Osvaldo, poi il fondo rientra poi Osvaldo, Mexes su di lui e poi Pazzini, Pazzini per Robinho, lo pressa Castan, Robinho lo salta, attenzione al pallone per Pazzini ancora, Abate e poi Castan e poi Zuniga. Che sbaglia però, guarda, De Jong. Pallone per Montolivo. Avanza Montolivo. Chiude in fallo laterale da Abate. Ancora il Milan, Montolivo. Si trascina il pallone in fallo laterale però. Aspettate che sposto un po' qui. Ok. No. Jesus Navas. Castan. Zuniga, De Rossi cerca di allungare per Navas, sbaglia però. La Roma un po' tramortita da questo gol a freddo del Milan. De Rossi, Zuniga, Totti, Navas si ferma. Poi prova a cambiare gioco per Zuniga. Si inserisce bene il colombiano, poi si accentra Zuniga. Cerca un passaggio in area per Osvaldo, francamente un po' prevedibile da Roma. In questi primi minuti non riesce a imporre il proprio gioco. E il Milan riparte bene contro via. Attenzione con Pazzini, vediamo se riesce a raggiungere questo pallone. No, pallone che termina in fallo laterale.
Allora, per la Roma, che deve organizzare le proprie idee se vuole quantomeno tentare di pareggiare questa partita. Navas, Zuniga, destro, pallone per Totti, Totti per Osvaldo, Osvaldo stoppa male. Attenzione al contropiede, attenzione del Milan per Robinho. Stekelenburg rischia un po', il Milan è pericoloso, questi lanci a scavalcare la difesa. La Roma invece che resta molto alta, però senza successo, nel senso che il fatto che la Roma stia davanti non comporta l'aggressione di occasioni da gol, anzi, finora la Roma non è mai pericolosa. Navas, come il Milan del resto, anche se non fosse per quel rigore assolutamente regalato. Abate, cambio di gioco, sbaglia tutto Abate, Rubinho, Pazzini, De Rossi recupera la Roma, stavolta ce la fa ripartire la squadra giallorossa. Pallone per destro, destro e Totti fanno lo stesso movimento però, poi destro, serve Zuniga che intanto è andato in profondità, Zuniga, tacco per Totti, bellissimo, Totti, destro, la parata, Osvaldo, chi ci arriva? Nessuno, ci arriva Bonera che mette fuori, poi ancora Roma con Abate, Navas, Abate, partita dell'ex per lui, Osvaldo, ancora con Abate, Abate allarga per Navas, Navas sul fondo, si ferma. Serve ancora Abate, può entrare in area Abate, tenta al sinistro Abate e chiude in calcio d'angolo. Si sta svegliando la Roma. Va Totti dalla bandierina. Il cross di Francesco Totti verso Matteo Destro, il colpo di destra leggermente alto, anzi era Abate. Abate col dente avvelenato contro la sua ex squadra. Tanto Amelia. Lancio di Amelia. Burbisso salta. Poi Montolivo però. Robinho in profondità per Emanuelson che è veloce, attenzione, squilla il telefono, che coglioni, aspettate. Eccomi, scusate, ricominciamo. Allora, Abate sulla fascia, tra l'altro a sinistra che non è la sua, quasi al centro, serve De Rossi. De Rossi verso Navas. Navas, dall'altra parte, la sua terra per Zuniga, manovra avvolgente, Balzaretti, profondità ancora per Zuniga, attenzione alla Roma, Zuniga, il cross di Zuniga, verso Osvaldo di testa, la palla resta lì, Navas, Osvaldo si gira, messa fuori, poi De Rossi intercetta un gran pallone, De Jong, riparte il Milan, attenzione al Milan in contropiede, lancio dall'altra parte, Robinho contro Castagne, Robinho è più veloce, ma la palla è ancora più veloce, tutti e due, termina in fallo laterale. Quindi c'è di direzione da parte della Roma, adesso la partita sta diventando bella quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, più recupero. Destro, Totti, avanza Totti, porta a spasso un avversario, poi incrocia per destro, ha capito tutto bene, si ha gran palla di Totti. Attenzione a Osvaldo, che aveva intercettato un pallone pericolosissimo, De Jong, Montolivo, Nocerino, avanza Nocerino. Poi si ferma, Montolivo, palla dietro, attenzione, ancora l'ennesimo lancio a scalfire la difesa, Pazzini! Gran gol di Pazzini. Milan è veramente cinico con questi lanci, molto complicato fermarli. Allora una difesa alta, non riesce a fare molto. Allora, riparte a sprombattuto da Roma con Jesús Navas a destra. Navas si ferma, cerca di saltare Vidal, cioè, non ci riesce, no, non ci riesce. Emanuelson, Montolivo. Probabilmente attende il momento giusto per un altro lancio, anzi no, serve Robinho. Robinho indietro per De Jong. Poi Bennacia, palla dentro, esce Stekelenburg. Si mette subito in gioco per Jesús Navas. Osvaldo riesce ad archiviare questo pallone, a girarlo per Zuniga. Zuniga cerca di cambiare il gioco dove c'è Didac però. Attenzione perché ruba palla Navas, destro. E gestire bene questo pallone da Roma, destro. Avanza Matti a destro. Poi si appoggia su Navas largo a destra, Navas vuole il fondo Navas, fermato da Didac che non è già il fallo laterale, quindi fallo laterale di messa in zona attacco per la Roma, Abate, pallone per Osvaldo, Osvaldo entra dentro l'area, Osvaldo si allunga un po' il pallone, un po' troppo, pallone sul fondo finisce il primo tempo, bruttina la Roma all'Olimpico, Milan non è che sia stato meglio però decisamente molto più cinico, un rigore regalato in apertura. E poi sulla finita del primo tempo un gran gol di Pazzini, attaccante vero, doppietta di Pazzini. E quindi al momento il Milan è in testa da solo. Riparte il secondo tempo. Osvaldo per Zuniga che fa il movimento ad accentrarsi. Forse ha aspettato un po' troppo Osvaldo a dargliela. Totti per De Rossi, De Rossi, cerca spazio De Rossi, non lo trova.
Decide di crossare il pallone al centro, palla però per nessuno. Balzaretti recupera e la riperde. Attenzione al Milan. Montolivo, Pazzini, scambio dai due. Il solito lancio di Montolivo a cercare Robinho, stavolta in fuori gioco. I lanci di Montolivo sono veramente pericolosi per la difesa della Roma. Zuniga chiama avanti Balzaretti. Balzaretti per destro, avanti a destro, avanza a destro. Sulla nuova, poi si ferma a destra ancora. Forse vuole un po' troppo. Allora, riparte ancora il Milan, Pazzini per Montolivo, attenzione perché c'è Robinho dall'altra parte, lo vede Montolivo. Robinho, oh, c'è l'uscita a stregare, un bordo poi rientra. Robinho, su di lui c'è Castan. Nocerino, palla dietro. Montolivo, attaccato da Abate, ancora Nocerino, zona tiro, Nocerino, il tiro deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Milan. Tanto dentro Pato al posto di Pazzini. Sì, forse insieme a Montolivo è il migliore in campo finora. Tolto così. E dentro Pato, quindi. Tanto rimessa laterale, ancora in zona attacco per il Milan. Benatia. Robinho. Di lui Zuniga. E girarsi Robinho, poi Nocerino. Il cross di Nocerino, stavolta è sul fondo, Roma può respirare. E Stekelenburg può rimettere il pallone in gioco per Balzaretti. Avanti per Zuniga. Destro. Destro per Osvaldo. Avanza Osvaldo. Poi si ferma Osvaldo. Forse vuole un po' troppo anche lui. Attenzione a De Jong, però la Roma pressa altissima adesso. E questo pressing porta frutti perché Osvaldo riesce a recuperare. Anzi, Totti riesce a recuperare il pallone. Serve Osvaldo. Tiro di destro a media. Vale, un fallo laterale, Roma prova timidamente a riaprire la partita. Certo, con gol adesso farebbe diventare la partita estremamente divertente. Totti, Osvaldo, Osvaldo tenta il tiro, Osvaldo a media, la respinta. C'è Navas che però arriva un po' tardi sul pallone. Riesce comunque a cruzare verso Totti. L'hanno messo fuori, un assedio proprio della Roma. Zuniga, pallone per destra, per destro. Tenta il tiro a giro, palla larghissima. Pessima idea, forse. E allora Amelia pronta a rimettere in gioco. Gioca corto il pallone su Mexes. De Jong. Attenzione. Montolivo. Nocerino. Pato. Pato. Forse porta un po' troppo il pallone. Si complica la vita, ma riesce a guadagnarsi un calcio di punizione sulla pressione di Burdisso. Cambi, cambi. Allora, fuori Navas, dentro. Proviamo la mela sulla fascia, va. Sì. Zuniga pure non è che mettiamo Pjanic. Quindi dentro Pjanic e la mela al posto di Jesus Navas e Zuniga. Quindi cambiano le ali della Roma. De Jong palla dentro. Sta fuori Nocerino, attenzione a Nocerino. Robinho. Nocerino ancora. Gliarci, palla dentro, messa fuori dai rossi, poi Totti si va a portare via il pallone, il tiro ancora, pallone sul fondo. Allora, rimessa per Stekelenburg, che batte corto subito su Balzaretti, Balzaretti per Milan e Pjanic, tocca il primo pallone il bosniaco, pallone poi per destro. Destro, ancora per Pjanic, che accompagna a sinistra, poi si ferma, va da Totti, Totti ancora per Pjanic, Pjanic si ferma ancora per Totti. Totti, pallone dentro per destro, destro, tenta il tiro, l'incrocio di destro, Amelia è pronto e manda il calcio d'angolo. Va Totti dalla bandierina, il cross del capitano, verso Castan, di testa, palla resta lì, Burdisso al volo! Nico Burdisso, il bandito! Accorcia la distanza al 71esimo, ci aspettano 20 minuti di fuoco, questo tiro sporco al volo, all'angolino. Allora, accorcia le distanze. Attenzione al Milan che con i soliti lanci mette sempre apprensione alla difesa della Roma. Pjanic, ma adesso è cambiato un po' l'inerzia della partita. Balzaretti, ancora per Pjanic. Si ferma Pjanic, cerca spazi, non ce ne sono molti. Allora temporeggia, tiene palla, poi la serve a Matti a destro. Destro per Osvaldo, Osvaldo ancora per destro. È una bella l'idea, un po' complicata l'esecuzione. Riparte il Milan, attenzione al Milan in contropiede che può chiuderla. Stavolta però il passaggio è sbagliato, allora Balzaretti può intervenire, Totti. Totti, il suo passaggio è deviato.
Allora, il Milan che riparte adesso. Calcio però stoppato sul nascere. Attenzione alla Roma adesso. In contropiede, Pjanic. Palla dall'altra parte, non c'è Totti. Totti? No, vabbè. Io volevo partire al volo, ma che è? Mamma mia, tristezza. Amelia. Rinvio di Amelia. Dove c'è però De Rossi. Totti. Non riesce a recuperare il pallone Totti. Destro. Osvaldo, prolunga per Eric Lamela. Internazionale argentino, Lamela. Tiro di Lamela! Traversa, attenzione. Poi arriva Balzaretti dall'altra parte. Il cross di Balzaretti. Verso destro. Si rimane lì. Non è finita. Ancora Roma. Osvaldo. Posizione di ala, forse non è il massimo Osvaldo lì. Ancora Lamela. Lamela per Totti. Totti per Milan Pjanic. Pjanic il destro. È spinto. E poi sarà fallo laterale per il, anzi no, per la Roma. Viene messo laterale per la Roma. Cerchio centrocampo. Intanto fuori Manuelson, dentro Muntari, si copre il Milan. Pjanic cerca il cambio di gioco. Deviato però, allora Lidia ci recupera. Dall'altra parte, pressato, attenzione. Porta palla, poi riesce a non perderla con un po' di fortuna. E riparte il Milan in contropiede. Ci sono praterie per Robinho. Pallonetto di Robinho. E c'è il palo. E attenzione quindi, non si chiude un bel niente perché alla traversa di Mela risponde il fallo di Robinho, ma Stekelenburg sbaglia, rilancio con le mani. Ormai manca veramente poco, la Roma deve sbrigarsi se vuole pareggiare. Muntari, Pato, Vidac. Vidac le finte entra in area, prima di dentro, Pato, il tiro, Stekelenburg. Tiene in partita la Roma. Batte corto il Milan De Jong. Attacco per Montolivo, palla dietro per chi è? Boh, non so, palo in aria, fermato. Stekelenburg, Roma deve ripartire. Siamo al 90esimo, 3 minuti di recupero da adesso. Pjanic, De Rossi, destro. No, lì, dovrebbe aprirsi a destra, porco Giuda. Montolivo, avanza Montolivo. De Jong, Burdisso lo ferma. Forse c'è tempo per un'ultima azione, Osvaldo. Osvaldo. Pallone per destro. Destro dall'altra parte. Attenzione a Totti. Totti cerca Osvaldo. Osvaldo, il sinistro di Osvaldo! 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 2-2! 2-2, siamo ancora in testa! Siamo ancora in testa! Al 90esimo a Roma! Riprende il Milan per i capelli. E torna in testa alla classifica, in coabitazione proprio con i rossoneri, attenzione. Ormai si aspetta solo il fischio probabilmente. Meksès, Benasia, Nocerino, Madonna, Pato, tiro, velleitario. Finisce qui. Mamma mia ragazzi. Finisce qui e in tutto questo giocherà sicuramente la Juventus, in questo 2-2 dell'Olimpico. Mamma mia. Le reti, Pazzini, Pazzini, Burdisso, Osvaldo. 2-2. Mamma mia. Comunque partita bruttina della Roma, se non fosse per un buon secondo tempo. Andiamo a vedere la classifica. Oh, attenzione, c'è l'offerta della Federazione Slovena, ma penso proprio che possiamo declinare l'invito. Sì, certo. Vabbè, raggiunge la fase di eliminazione diretta, però. No, non ce va, non ce va. A parte che tanto io valgo queste cose, ma tanto non ci arriverò mai al 2000 e quant'è 16. Quindi, tanto per, insomma. Però no, grazie. Ed eccola qui la classifica, e a sorpresa pareggia anche la Juventus, quindi tra le prime quattro chi gode è l'Inter che scavalca la Juventus e si porta un punto dalle prime, perché la Juve ha fatto 0-0 a Cagliari se non ho visto male, e quindi cambia poco, ecco, se non fosse che l'Inter si inserisce tra la Roma e la Juventus cambia veramente poco, anche perché poi lì Lazio e Napoli sono troppo staccate, quindi non ce ne frega molto, cambia poco in testa la classifica, la prossima partita sarà con il Napoli, quindi. Prima partita del 2013 molto tosta con il Napoli, poi ci sarà la Coppa Italia. Poi
E quindi niente, ragazzi, che dire, io ti ringrazio per avermi seguito, vi auguro buon Natale, visto che tra pochi giorni è Natale, insomma, e ci vediamo al prossimo video, mentre corro il Championship, ci vediamo il 6 gennaio. Ciao a tutti!